Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di Fortnite. Allora raga, sono uscite le sfide dei detective. Praticamente io pensavo che tipo oggi uscisse qualcosa tipo come mezzo inverno e quant'altro. Invece no raga, sono uscite tipo appunto le sfide per i detective. C'è scritto: completa tutti gli incarichi come spie, gioca partite nella modalità spia, ed è la modalità che vedete sotto creativa, è facilissimo. Incarica spy waiting, si chiama proprio così la modalità. Poi c'è elimina giocatori in partite come spie e completa compiti in partite spie. Ora vi faccio vedere come completare i compiti. Allora raga, è tipo come se fosse Among Us. Qui potete sparare e appunto segnalare una persona che per voi può essere l'impostore, visto che noi siamo detective. Scusate i suoni così alti, però purtroppo il gioco è fatto così. Quindi raga, è una sorta di Among Us, ok? Quindi ora non abbiamo trovato diciamo il truffatore e i compiti si completano qua vicino. Tipo se voi pigiate Dust Shelf vi esce appunto questa roba di completare i compiti. Vedete, come vedete in alto a me, appunto compito completato 2 su 25. Quindi per completare i compiti è facile raga, e in teoria quello che ci manca è come si killano le persone. Praticamente raga, dovete semplicemente essere gli scagnozzi, quindi tipo Among Us, e dovete killare le spie. In questo caso vi dà un piccone, voi vi avvicinate alla spia e la dovete killare. La modalità che dovete fare ve la faccio vedere: spy waiting, gold. E vediamo se compaio in gioco come spia, così vi faccio vedere quando killo qualcuno appunto che mi dà la missione fatta. Allora, visto che siamo all'agente, andiamo a prendere il tesoro, che non mi ricordo dove si trova. Nel frattempo completiamo questa. Andiamo a prendere il tesoro, raga, vi faccio vedere anche altri compiti da completare, perché se vogliamo completare tutti i compiti solo con queste cavolate non li completerete mai. Allora, tipo questa è la pozione, ce la possiamo bere, completiamo pure questo. Vediamo se troviamo il tesoro, così completiamo i compiti più velocemente. Ma in teoria il tesoro sta sotto. Però nel frattempo c'è pure questo. Sono buone queste cose da mettervi nel video, raga, così almeno le fate più facilmente se vi trovate nella stessa parte di mappa. Oddio, questo che vuole? Okay. Tipo Among Us, raga, cioè ho paura di quando si avvicinano questi tipi così. Ma non me l'ha fatta. Ma mortacci vostri, lo sto facendo io, mi hanno rubato, raga, mi hanno rubato la sfida. Pezzi di fango australiani. Allora, andiamo a trovare di qua. Qua devo mettere le bende. Eccolo qua il tesoro. Già l'hanno portato. Vedete raga, se voi trovate questo tesoro sotto, al piano di sotto, lo portate sopra e vi dà come compito fatto. Quindi è facilissimo raga, ok? Poi vabbè, vi ho spiegato già, quando siete in una spia vi esce scritto tu sei una spia, vi esce scritto in inglese, ma tanto è facilissimo. E quindi niente ragazzotti, per questo video è tutto. Come sempre vi ricordo che se vi sono stato d'aiuto lasciate un mega like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E tipo qua cosa ci vuole? Tipo del denaro raga, se pure portate lì dentro del denaro, oppure qui portate il medikit, tipo qua, vi dà come compito fatto. Quindi mi raccomando raga, ripeto, per questo video è tutto. Come sempre se vi sono stato d'aiuto lasciate un mega like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video live. Bella. Ovviamente poi ragazzi, qui c'è il call meeting, ok? Prima di finire il video, se cliccate sul call meeting, per esempio, se sto tipo passa qua e mi uccide qualcuno davanti ai miei occhi, io vado al call meeting, ci piggio, e col call meeting ragazzi prendo e appunto come Among Us faccio il richiamo dello scagnozzo per vedere appunto lo scagnozzo, la spia, e votiamo la spia per sapere chi è stato. Tutto qua ragazzi, semplicissime queste sfide dei detective. Bella.